Voi qui insegnate anche tante altre discipline oltre al karate, lo yoga, lo iaido, il kobudo, però lo insegnate a 360 gradi, non soltanto a livello sportivo, ma anche a livello educativo, pedagogico e psicologico. Come si fa a far trasmettere tutte queste varie parti che compongono queste discipline alle generazioni più giovani, so, penso ai bambini che vengono per la prima volta qui da voi, che sono molto piccoli. Come giustamente hai detto, insegniamo tante cose. Potrebbe sembrare a prima vista quasi un minestrone. In realtà, tutte queste pratiche, le insegniamo perché le pratichiamo noi. Sono pratiche che abbiamo aggiunto, piano piano alla nostra cultura, tra virgolette, sportiva negli anni. Abbiamo cominciato con il karate, poi è arrivato a metà degli anni 80 lo Iaido, la spada giapponese, poi è arrivato il Tai Chi, poi è arrivato il Kenjutsu, poi è arrivato lo Yoga, il Kobudo. Tutte queste pratiche le abbiamo inserite ai ragazzi perché facevano bene a noi. Quindi l'idea naturale che è venuta è stata quella di insegnare quello che arricchiva noi stessi. Ai bambini non insegniamo tutto e insegniamo in maniera differente ovviamente che agli adulti. Il bambino si approccia innanzitutto al karate come prima disciplina e si approccia a un karate educativo. Lungi da me insegnare la tecnica vera e propria al bambino, non mi interessa che pratichi bene karate, mi interessa che cresca dal punto di vista pedagogico. Il karate è anche una disciplina orientale. E questa parola disciplina è importante per me. Deve educare il ragazzo, il bambino, nello spirito e nel corpo. La tecnica verrà col tempo. E se non viene, pazienza. Prima di tutto non deve venire a tutti, non è fondamentale. E poi è importante che il ragazzo cresca con dei sani principi. L'ultima cosa, tu mi hai parlato di insegnamento sportivo. L'insegnamento sportivo presuppone delle gare, presuppone delle competizioni, che per quanto mi riguarda non sono fondamentali. Cioè, noi ci siamo affacciati all'aspetto sportivo del karate solamente negli ultimi anni. Sono un'esperienza a cui i ragazzi possono partecipare, non sono obbligati, e deve essere un'esperienza di vita per loro, per affrontare le loro paure, i loro timori, il rapporto con le altre persone. Tant'è vero che il karate molte volte si isola perché è una pratica individuale. Il gruppo avviene solo quando c'è un incontro da due persone, uno scontro. Mentre attraverso l'esperienza sportiva è possibile condividere anche emozioni, pratica e le esperienze con le altre persone.